Mamma mia, today is the day, ma vi sembra vero? A me sinceramente no, non mi sembra passato così tanto tempo in realtà dall'ultima partita della Juve, ufficiale ovviamente, ancora una volta Udinese-Juventus con la firma di Federico Chiesa, ma allo stesso tempo mi sembra passata un'eternità. Mi sembra passato tanto tempo, ma non mi sembra passato niente, perché bene o male sarà poi la Juve che andremo a vedere per tutto l'anno, i nomi sono quelli, non sono cambiati di tanto, anzi poi vi farò vedere quella che secondo me sarà la probabile formazione e noteremo una sostanziale differenza che non è roba da poco, non è roba da poco. Prima di tutto, prima di parlare della Juve, voglio spendere due paroline sulla Serie A, perché ieri mi sono guardato alcune partite di Serie A, una in particolare quella della Fiorentina, l'ho iniziata ieri e l'ho terminata oggi, quella dell'Inter non l'ho vista, ho guardato soltanto gli highlights. Sull'Inter c'è da dire che il gol dell'1-0 è bellissimo, un pressing veramente feroce con i centrocampisti tutti vicini, con Thuram e Lautaro vicini, con gli esterni che vanno ad attaccare e vanno a chiudere sul palo opposto, l'Inter che ha attaccato praticamente sempre con almeno 4 uomini, un Inter che diventa pericolosa soprattutto perché poi ci sono stati dei cambi, hanno messo su Cuadrado, Carlos Augusto, Frattesi e Arnautovic, quindi l'Inter secondo me aveva delle grosse lacune. E ve l'ho detto per tutta estate, ragazzi, l'Inter ha ceduto portieri, non portieri, attaccanti, bisogna che ci salti fuori. Sembra che abbia aggiunto abbastanza qualità per quello che è il livello della Serie A. Poi, ripeto, prima di fare le dichiarazioni definitive su chi è la squadra più forte, chi vince lo scudetto, chi arriva in Champions e roba del genere, credo che sia necessario far terminare il mercato. Però l'Inter credo che abbia risposto subito, abbia dato un segnale forte. Non mi ha convinto tanto il Napoli. Il Napoli, già nelle amichevoli che avevo visto, che mi ero recuperato, mi era sembrata una squadra disordinata, ballerina addirittura per i primi 20 minuti. Il Frosinone ha fatto una partita tosta, veramente tosta. Sembrava la squadra più forte il Frosinone. Poi il Napoli è venuto fuori. Diciamo che, come si chiama, Caiuste, il nuovo giocatore del Napoli, non si è presentato benissimo. Il rigore procurato, poi un cartellino giallo, il fuorigioco, mi pare addirittura del gol annullato a Raspadori nasce da lui, quindi non proprio benissimo. Infatti poi entra Anguissa, la musica cambia, il Napoli sale di livello e Osimhen riparte da dove aveva lasciato, quindi giocatore impressionante. Credo che Osimhen sia l'attaccante più influente in questo momento in Italia, nel campionato italiano. Credo che sia quello che sposta più gli equilibri di tutti in assoluto. Aggiungo che il Napoli mi sembra una squadra quest'anno diversa dall'anno scorso, con meno palleggio, meno fluidità, molto più orientata ad andare sugli esterni per poi far segnare l'attaccante. Quindi che sia Simeone che sia Osimhen, secondo me quest'anno rischiamo di vedere una differenza netta nella classifica marcatori del Napoli. Credo che Kvara possa segnare anche qualcosina di meno e Osimhen e Simeone qualcosina di più. Poi sicuramente dopo questa cosa Kvara farà 70 gol e sarà capocannoniere della Serie A. Però questa è stata un po' l'impressione. Invece la Fiorentina ha fatto un partitone. La Fiorentina è necessario parlare soprattutto per Arthur, perché ha giocato praticamente tutta la partita insieme a Mandragora e a Bonaventura. Hanno gestito ottimamente il pallone, il Genoa, poverino, non ci ha capito poco e niente. E hanno fatto quelli della Fiorentina una partita incredibile. Il gol di Biraghi, il primo gol dell'1-0, è un capolavoro dal punto di vista tecnico. Ha tirato qualcosa di allucinante con il suo piede debole sotto l'incrocio dei pali. Poi nasce da una bella triangolazione, nasce dalla mano di Vincenzo Italiano, che lì sulla sinistra ha creato quella combinazione che ha portato poi Biraghi in quella posizione lì. E poi lì è venuto fuori invece l'estro del capitano della Fiorentina. Quindi le grandi squadre, o comunque quelle che avevano il favore del pronostico all'interno della partita, quindi Inter, quindi Napoli e quindi Fiorentina, Empoli, Verona, la lasciare un attimo da parte, che ho visto insieme al Napoli, ma sì, non è stata una gran partita, però le tre squadre che dovevano vincere hanno vinto, tanto per metterci un po' di pressione addosso da subito. Quindi noi adesso abbiamo la necessità, il dovere di rispondere presenti e cercare di far vedere il nostro. Ieri abbiamo parlato delle parole di Allegri, abbiamo analizzato la conferenza stampa iniziale. Io vi ho già detto quelle che sono un po' le mie sensazioni. Io sono più contento di sentire Allegri, più cauto sicuramente rispetto agli ultimi 2 anni. La cosa che mi dà fastidio è iniziare a parlare sin da subito di obiettivi minimi. Perché è ovvio che tutte le squadre all'inizio stagione parlino dentro con la società dell'obiettivo minimo, però partire già dalla prima conferenza parlando di obiettivi minimi
non mi piace. Tanti mi hanno risposto nei commenti, ma che cosa doveva dire? E l'ho spiegato nel video di ieri, lo ribadisco anche oggi. Le parole secondo me migliori di tutte sono state quelle di Giuntoli. Sì, certo, abbiamo degli obiettivi minimi, ma non ci poniamo limiti. Vediamo dove andiamo. Anche perché il discorso del non so se è un vantaggio giocarsi una volta a settimana, beh, lo è. Ti permette di risparmiare energie fisiche, risparmiare energie nervose, di preparare al meglio la partita, di poter utilizzare al meglio gli allenamenti per cercare di tirar fuori qualcosa di nuovo, per cercare di limare determinate situazioni, preparare proprio la partita come deve essere preparata, bene, con calma, nessun tipo di fretta. Quindi non può non essere un vantaggio giocare solo una volta a settimana, e la Juve, che ha soltanto l'impegno della Serie A, dovrà cercare, secondo me, quest'anno, mai come prima, di trovare veramente quella che è la sua conformazione migliore a livello di titolari. Parto però dal presupposto che le parole, per me la comunicazione è importantissima, se no non farei questo mestiere. Quindi quello che si dice per me è troppo importante, è importantissimo, però c'è una cosa più importante della comunicazione, che è il campo. Quindi adesso bisogna passare la palla, passare la parola al rettangolo di gioco, e vediamo il pallone che cosa ci dirà al termine di questa giornata di Serie A, e vediamo la Juventus come andrà ad impattare. Perché? Perché io, devo dirvi la verità, sono gasato perché? Perché ho visto dei miglioramenti nelle amichevoli, e voglio vedere se questi miglioramenti verranno ritrasposti nelle partite ufficiali, se verranno ritrasposti negli ultimi minuti delle partite ufficiali, e soprattutto se troveranno continuità. Perché io sono dell'idea che l'ago della bilancia penda tutto da quella parte lì, perché la Juventus comunque è una rosa qualitativa. Non prendiamoci in giro, per quello che è la Serie A, e la Juventus deve giocare soltanto la Serie A, non dobbiamo parlare di Champions, non dobbiamo fare il confronto con il Real Madrid, non dobbiamo fare il confronto col Manchester City, non dobbiamo fare il confronto con chi volete voi che gioca in Champions, dobbiamo fare il confronto con le squadre che ci sono in Serie A. La Juventus, per gli standard della Serie A, ha una rosa qualitativa. L'ago della bilancia pende tutto da come verrà approcciata la stagione, perché se facciamo il copia e incolla della stagione dell'anno scorso, allora viene da sé pensare che non ci sarà un miglioramento dal punto di vista del piazzamento dei risultati, anzi, forse si farà anche peggio, perché non prendiamoci in giro, la squadra rispetto all'anno scorso è più scarsa. Non c'è Di Maria, non c'è Cuadrado, non c'è Bonucci, non c'è Paredes, sostituti poco e niente, perché dal punto di vista dei sostituti poco e niente. Però il calcio moderno ci sta insegnando, ce lo sta proprio sbattendo in faccia, ce l'ha fatto vedere con le ultime eliminazioni europee che abbiamo avuto, ce lo sta facendo vedere anche in campionato, nei campionati, dove non ci sono più quelle squadre che venga lì e ti fa la partitella 10-11 dietro la linea del pallone, prova la nostra parte il punto, no, ormai tutte le squadre vengono per fare la partita, perché si è visto che l'evoluzione che ha portato e il movimento che si è generato con tutte le squadre, su 20 di un campionato 15, magari le altre 5 che rimangano fuori sono un po' più speculative, ma le altre 15 vengono e ti fanno male. Perché? Perché se inizi a dare ai giocatori dei meccanismi che gli facilitano anche la lettura, vanno ad alleggerire anche dal punto di vista mentale la lettura della partita. E quindi io so sempre che sulla destra il giocatore mi andrà a partire, che ci giochi UEA, che ci giochi Cambiaso, sulla destra comunque quello partirà sempre, andrà a occuparmi quello spazio lì. Allora il giocatore sa che lì sulla destra troverà sempre lo sbocco del compagno e andrà a dare la palla. Per quello che vi dico, la Juve dovrà iniziare a cercare un suo modo di giocare, una sua identità, a seconda di quelle che sono ovviamente le caratteristiche dei giocatori, come diceva giustamente ieri Allegri. E proprio per questo io voglio anche farvi vedere un po' quella che secondo me sarà la formazione titolare di oggi e quella che sarà l'impronta che verrà data alla squadra. Vi dicevo, questo è l'ago della bilancia, perché i giocatori della Juve per fare la Serie A ce li ha. Giocatore della Juve per qualificarsi in Champions ce li ha, giocatore della Juve per entrare nella lotta a campionato, sempre ad oggi, perché non è finito il mercato, al 20 di agosto ce li ha, non è l'unica, perché non è assolutamente l'unica, abbiamo visto che anche altre squadre sono già partite al massimo dal punto di vista dei risultati, però dipende tutto dal tipo di approccio che verrà dato alla squadra. Se facciamo come l'anno scorso, come l'anno prima, state pur certi che non ci sarà un miglioramento e anzi finiremo sulla falsa riga dello scorso campionato, forse addirittura peggio, perché ripeto, la rosa è più scarsa, ma c'è più margine di manovra, di lavoro. È il fatto che si giochi soltanto una volta a settimana e che quindi quel periodo di tempo, invece che i 3 giorni per preparare la partita, sono 7, può essere dedicato, impiegato per lavorare al meglio con i giocatori e cercare di formare quanto più una squadra più competitiva. Io sono davvero dell'idea che sia tutto lì, l'ago della bilancia è tutto lì. E quindi, secondo me, questa sarà la formazione titolare di oggi. Szczęsny, Alexandro, Bremer e Danilo. La difesa brasiliana con il portiere titolare.
Sugli esterni, la grande novità, Weah e Cambiaso, perché se date un'occhiata a questo 11, 9 giocatori su 11 erano presenti anche l'anno scorso. Cosa cambia? Soltanto gli esterni, perché il centrocampo è Locatelli, Rabiot e Miretti, che secondo me sarà quello che giocherà titolare, perché Fagioli è ancora un po' indietro, Pogba è convocato, e già questa è una grande notizia, e davanti Chiesa e Vlahovic. Perché questa conformazione? Perché secondo me la partita dell'altro giorno con l'Atalanta è stata una sorta di test in vista di questa partita di Udine. E quindi che cosa cambia? Come verrà utilizzata la Juve in fase offensiva? Io spero che possa essere riutilizzata la strategia che abbiamo visto appunto a Cesena contro l'Atalanta, per permettere a Chiesa di liberarsi. Cosa succedeva? Quando abbiamo palla noi, avviene questa cosa qua. Diventa una sorta di 3-3-4. Con Cambiaso che stringe dentro, e sappiamo che quando un giocatore stringe si genera l'ampiezza per quell'altro, quindi Cambiaso che viene a giocare dentro il campo libera Chiesa sull'esterno, che ha sempre fatto la seconda punta, ma tra molte virgolette, perché Chiesa partiva sempre esterno, e quindi Chiesa avrebbe l'opportunità di partire da qua, così come Weah avrebbe l'opportunità di andare sulla destra. Rabiot si butterebbe dentro, andando ad occupare quello spazio che si libera dal movimento di Cambiaso e da quello di Chiesa, andando a dare supporto a Vlahovic. Se andate a vedervi il gol dell'1-0 dell'Inter, bene o male è quello che accade, non proprio con Rabiot, perché qua in realtà c'era Thuram, però l'Inter recupera palla in zona avanzata con i tre centrocampisti, il giocatore esterno destro parte, va sul fondo e poi ci sono i due attaccanti, che in questo caso sarà Rabiot, molto vicini, con Di Marco che andrà a chiudere sul secondo palo. E in questo modo riesce ad andare ad attaccare con almeno 4 giocatori. La Juventus deve aumentare il numero di giocatori che vanno a concludere l'azione, perché la Juventus negli ultimi 2 anni ha segnato troppi pochi gol. E ha segnato troppi pochi gol perché? Perché si andava ad attaccare sempre con 1 o 2 giocatori al massimo contro difese schierate da 4 o da 5 giocatori. Quindi deve per forza di cose aumentare questo discorso. E ovviamente si possono anche inserire a rimorchio dei giocatori che da fuori area possono chiudere l'azione per evitare una ripartenza, perché qualcuno dirà sì, ma sei sbilanciato, sì, ma se tu inizi ad organizzarti al meglio per fare in modo che la palla poi possa essere gestita dai 3 che rimangono dietro, anche perché ormai il calcio si è evoluto addirittura 3 giocatori dietro sono pochi, se guardiamo anche solo il Manchester City, anche solo vinto la Champions, però se guardiamo il Manchester City, che secondo me è sempre un po' la squadra di riferimento che d'ora in avanti farà scuola, perché Guardiola il calcio purtroppo l'ha cambiato più di una volta, purtroppo, nel senso che bisogna sempre stare lì a studiare, ad aggiornarsi. Guardiola ha sempre cambiato il modo di intendere il calcio, adesso le squadre impostano anche a 2 dietro, anzi spesso e volentieri il City attacca con un 2-3-5, quindi una roba allucinante. Quindi io credo che la Juventus debba cercare di adattarsi, ma non perché me lo stia inventando, perché gliel'abbiamo visto fare, e questa è stata un'idea tattica che secondo me funziona, si è rivelata efficace. Con l'Atalanta non abbiamo segnato, però l'importante è che ci sia l'idea di andare in quella direzione lì, perché poi abbiamo visto tante cose interessanti. Poi, questa cosa qui funziona con Cambiaso, se dovesse esserci invece Kostic, questa cosa non funzionerebbe, però facciamo finta. Kostic, lo abbiamo visto con Real Madrid, se Kostic gioca in questa posizione qui, che cosa succede? Chiesa e Kostic partono tutti e due dalla sinistra, e l'anno scorso si pestavano molto i piedi in questa zona, ma quando Kostic prende la palla e parte per la tangente, che cosa succede? Che Chiesa ha la possibilità di riservire Kostic, e quindi puoi andare con Vlahovic che taglia sul primo a concludere sul secondo, oppure, ignorando Kostic, che comunque fa portare via l'uomo, accentrarsi e entrare a giocare dentro il campo, che non è proprio secondo me la posizione ideale di Chiesa. Infatti io vi dico, secondo me giocherà Cambiaso, perché Chiesa ama prendere comunque l'ampiezza, ama andare sul fondo, però anche con Kostic si creano delle linee, dei movimenti interessanti. La cosa che deve cambiare per forza di cose rispetto all'anno scorso è il tanto movimento senza palla, perché col movimento senza palla che cosa succede? Nascono delle linee di dialogo più interessanti, i giocatori possono essere esposti a più movimenti e quindi possono essere liberati banalmente dal compagno. Noi siamo sempre stati una squadra abbastanza statica negli ultimi 2 anni, siamo sempre stati una squadra che si muoveva poco, e un giocatore che invece si è sempre mosso tanto è Miretti. Miretti senza palla ha sempre fatto tantissimo. Poi dalla panchina possono entrare Iling e Fagioli. Perché?
parlo di questi due giocatori, intanto anche perché hanno cambiato numero l'altro giorno e quindi potrebbero esordire con i nuovi numeri. Però vi ricordate con il Lecce, il gol di Fagioli? È stata una partita brutta, molto bloccata, in cui eravamo stati sempre molto fermi nelle nostre posizioni, non avevamo quasi mai osato, non ci eravamo quasi mai sganciati per andare a far gol. Poi Iling e Fagioli sono entrati e hanno iniziato a muovere la palla tra di loro, muovendosi negli spazi che si creavano, e quel gol di Fagioli meraviglioso nasce da una combinazione senza palla proprio di Iling e di Fagioli. Quindi bisogna iniziare a sfruttare sempre di più queste cose, ma lo stesso Weah, abbiamo visto, Weah è un giocatore che deve per forza sfruttare i momenti senza palla, è completamente diverso da Cuadrado. Cosa succedeva gli altri anni? Palla a Cuadrado e inventaci qualcosa, ma Weah non è Cuadrado, non ha quel dribbling, non è quel giocatore in grado di saltare secco gli avversari. È un giocatore che se inizia a muovere tanto la palla e liberi lo spazio, e a Miretti li abbiamo visto fare tantissime volte dei begli assist sulla profondità, Weah ha una velocità superiore agli altri, arriva prima e può mettere la palla in mezzo. Quindi signori, io credo che ci siano tante cose che possono funzionare decisamente meglio quest'anno rispetto all'anno scorso, a patto che si decida di sfruttarle. Le amichevoli sono andate in quella direzione lì, ora palla al campo, perché come vi dicevo prima, io dal punto di vista comunicativo credo che sia molto importante, ma la cosa più importante adesso è il campo. Quindi va bene le dichiarazioni, le lasciamo da parte, oggi non ci importa, oggi ci importa soltanto vedere quello che accadrà sul rettangolo verde. E sarà una partita tosta secondo me quella di oggi, ma se iniziamo a sfruttare le armi che abbiamo a disposizione qualcosa di buono può venire fuori.